Salve da Gaia Rossini, andiamo sul sito Avination a questo indirizzo www.avination.com. Clicchiamo sul pulsante Join Now e qua dobbiamo scegliere chi essere. Se volete conservare il vostro nome di Second Life, scrivete il vostro nome proprio, cioè il primo nome, lo stesso che avete in Second Life, e scegliete a caso un cognome, non è importante. Io scelgo Giulia Bans. A questo punto clicco su Next Step. In questa pagina inseriamo un indirizzo email valido, perché riceveremo un'email con un link per l'attivazione. Lo scriviamo nel primo campo e lo ripetiamo nel secondo campo. Di nuovo clicchiamo su Next Step. E in questa pagina scegliamo chi vogliamo essere. Io sono donna, per cui scelgo female. Mi propone tre avatar, seleziono uno a caso, come al solito. Passiamo sul Next Step. Dobbiamo scegliere una password, la scriviamo e nel secondo campo la ripeteremo. Clicchiamo su Next Step. Scegliamo dove fare il primo login, se in una welcome area o su una roleplay area. Clicchiamo in Next. In questa pagina controlliamo che tutti i nostri dati siano corretti, riceviamo prodotti e informazioni da Avination e clicchiamo su Create User, crea utente. La registrazione è completata. A questo punto dobbiamo controllare nella nostra casella di posta elettronica se è arrivata l'email di conferma. Se non vi fosse arrivata, ragazzi, controllate nella casella spam. A me è arrivata. All'interno di questa email vado a cliccare sul link che vedo. Lo clicco. E si aprirà una pagina in cui dobbiamo accettare i termini di servizio. I termini di servizio riguardano le regole di comportamento all'interno di Avination, i diritti di proprietà sui contenuti che voi creerete e così via. Ragazzi, è un po' lunga da tradurvela in un video di 5 minuti. Cercherò di tradurvela su una note card il prima possibile. Scorrete la pagina sino in fondo e in fondo cliccate su I accept these terms of service, cioè accetto i termini di servizio. A questo punto si aprirà un'ennesima videata. Clicchiamo su Learn how to connect, impariamo a connetterci. In questa pagina clicchiamo sul Our download page e andremo a scaricare il viewer. Ho internet fermo o ci metto un po', provo a ricliccare. Ecco, in questa pagina potete scegliere il sistema operativo e scaricate il viewer. A questo punto facciamo il primo login, facciamo partire il viewer Avination. E faremo il primo login con i dati con cui ci siamo registrati, per cui Giulia Bans. Ed eccoci in Avination, ma noi vogliamo collegare il nostro nome Giulia Gers a quello di Giulia Bans, per cui immediatamente faremo File Quit. Ritorniamo sul sito, andiamo in My Account, facciamo il login usando i dati inseriti in fase di registrazione, quindi Giulia Bans. Thank you.
e clicchiamo su login. A questo punto andiamo, clicchiamo su account details e scriviamo il nostro nome in Second Life. Change, cambia. Adesso dobbiamo andare in Second Life a confermare il nostro cambio nome su un terminale. Da Second Life noi dovremo validare il nostro account cliccando su un terminale. Per fare questo andiamo in Search, cerca, poi in People, persone, e scriviamo il nome Pluto Shellman. Premiamo su Search, cerca, visualizziamo il suo profilo e poi andiamo nella tab o tavoletta, linguetta, Pics o preferiti. Cerchiamo quello che dice Avination, ci clicchiamo sopra e clicchiamo il pulsante Teleport e ci teletrasportiamo. Al landing point troveremo questo terminale con scritto Avination Terminal, ci basterà cliccarlo. Vedete che appare una finestrella che dice: Hello Giulia Gertz, non hai ancora collegato il tuo nome col tuo nome di Second Life con il nome di Avination. Noi crediamo che il tuo nome in Avination sia Giulia Benz. Se è così, clicca su Link It. Io clicco. Nella nuova finestra che appare, cliccate su Change Name. Ed è fatta. Dovete relogare in Avination per vedere i cambiamenti. Attenzione che il cerca persone e alcuni oggetti che voi avete creato potrebbero mantenere il vecchio nome per almeno una settimana. E questo è tutto per ora. Ora possiamo loggare in Avination con lo stesso nome di Second Life. Vedete qua, Giulia Gertz, password, login. Ed eccoci finalmente in Avination con il nostro nome originale di Second Life. Come vedete in alto a destra del nostro schermo, il nostro saldo in soldini è 0. Innanzitutto i soldi in Avination si chiamano coins. Potete trasferire i soldi però da Second Life a Avination. Per fare questo tornate in Second Life, eccoci qua, davanti al terminale lo cliccate. Vedete che appare la solita finestra. Innanzitutto cliccando il pulsante Balance in chat ci dirà che il nostro saldo è 0. Scusatemi che chiudo questo IM. Poi possiamo cliccare su Quotes e ci darà le quotazioni a seconda dell'importo di Linden che noi vogliamo cambiare. Per esempio noi vogliamo cambiare 1000 Linden. Clicchiamo su 1000 e in chat vediamo che 1000 linden equivalgono a 833 coins. Attenzione, vi sto parlando oggi che è inizio febbraio 2011, quindi quando voi vedrete questo video non so dirvi se questa quotazione sarà ancora valida. Per trasferire i nostri soldi in Avination, semplicemente clicchiamo destro il terminale, dal menu a torta che appare scegliamo Pay. Scegliamo l'importo da pagare, io decido di pagare 1000, clicco Pay, vedete, avete pagato Melanie Milland. Melanie Milland è la creatrice e proprietaria del sito Avination e dice che il nostro account è stato accreditato di 833 coins. Torniamo in Avination e andiamo a guardare. Ecco, guardate in alto a destra, noi possediamo oggi 833 coins.
Questo video è stato prodotto da Gaia Rossini e da Pluto Shelma. Vi ricordiamo che in Avination noi abbiamo creato la prima sandbox, Shelma Sandbox, composta da 3 sim completamente a vostra disposizione. Vi aspettiamo! Ciao, alla prossima!